Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di una cosa che mi sta molto a cuore e da quando l'ho scoperta mi ha davvero cambiato la vita, che è la legge di attrazione. Non so se ne avete mai sentito parlare, non so se mi seguite da un po', non so se mi seguite su Instagram. Comunque, e anche nei video vecchi, diciamo che non dicendolo esplicitamente perché ancora non ero pronta, ne ho praticamente parlato. Comunque, oggi sono pronta per parlarvene perché è una cosa che veramente è semplicissima, ma molti non lo sanno, ma davvero cambia la vita. Io l'ho scoperta 3 anni fa, quando ero in terza superiore e avevo l'acne molto forte. Anche qui chi mi segue avrà visto il mio primo video dell'acne. Ora non ho più, ho qualche brufoletto, però vi giuro che ne avevo veramente veramente tanta. E tra l'altro la mia pelle sta migliorando sempre di più e sono contentissima. Comunque, l'ho scoperto appunto in quel periodo girando sull'iPad su Netflix, mi è uscito questo video, cioè questo film The Secret. Ho detto vabbè, oh, ho sentito questo nome tante volte anche perché mio padre aveva già il libro e tutto quanto, già conosceva questa legge. E ho detto beh, vabbè, dai, lo guardo finalmente, sono curiosa, lo guardo, vediamo cosa dice. Niente, quel film è stato davvero illuminante perché in sintesi ha spiegato che noi attraiamo nella nostra vita quello su cui ci concentriamo. E i nostri pensieri, cioè la nostra vita è frutto di tutto quello che noi abbiamo pensato in passato. Se vogliamo una cosa e ci concentriamo su quella, avremo quella. Se non vogliamo una cosa e diamo attenzione a quella cosa, ne avremo a valanghe, perché la legge di attrazione tende a dare sempre di più. La legge di attrazione è una legge che ci dà quello che pensiamo e sentiamo con le nostre emozioni. Quindi, se abbiamo tanta paura di qualcosa e ci diamo attenzione, non faremo altro che avvicinarla sempre di più a noi, sempre di più finché non la trarremo nella nostra vita. La legge di attrazione è una legge e come tutte le leggi funziona al 100%, come la legge di gravità. Se una mela cade dall'albero, non ci chiediamo se cadrà in alto o in basso. Legge di attrazione uguale. Pensi una cosa, gli dai tanta attenzione, ma soprattutto la cosa più importante fondamentalmente sono le emozioni, ma di questo ne parleremo più avanti. Comunque, pensi una cosa, ci dai tanta attenzione a un pensiero, arriverà nella tua vita. È una macchina fotocopiatrice, l'universo è una macchina fotocopiatrice delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. E quindi da quel momento, da quando ho scoperto questa cosa, mi sono impegnata tantissimo subito, a parte che sono andata a cercarmi un sacco di video su YouTube e ho guardato tanti video di ragazzi americani che ne parlavano, perché a mio parere lo spiegano molto meglio, cioè ho cercato anche persone in Italia, ma come l'hanno spiegato loro io l'ho capito bene e ha funzionato. Comunque vabbè, mi sono informata e mi sono impegnata un sacco a smettere di parlare e di pensare a quello che non volevo. Cioè, ad esempio, mi ricordo che in quel periodo avevo smesso di lamentarmi del tutto, cioè proprio non mi lamentavo più, appena mi veniva da lamentarmi la smettevo e cercavo di non pensare più a quello che non volevo, è stato il primo step, no? E la mia vita, vi giuro, quel periodo è stato il periodo, uno dei periodi più belli della mia vita perché ho fatto veramente da così a così, era un periodo bruttissimo quando ho visto cioè prima che vedessi questo film. Ma poi è stata una figata, cioè ve lo giuro, è stato bellissimo. E avevo alcune cose in particolare che volevo manifestare, le ho manifestate tutte, erano
non avere più l'acne, trovare il mio ragazzo ideale e fare l'anno all'estero. Questi erano dei desideri grandissimi che avevo e che ho realizzato, ma fondamentalmente ho utilizzato la legge di attrazione a mio favore per far sì che arrivassero. Una cosa importante della legge di attrazione da capire è che non è che funziona o non funziona, cioè funziona sempre, è sempre attiva. Quindi io in quel momento ho semplicemente voluto utilizzarla a mio favore, ma sempre è attiva, quindi sempre dobbiamo stare attenti a non lamentarci e a non pensare a cose negative, perché attrarremo solamente più negatività nella nostra vita. Concetto semplice: attrai quello a cui pensi e quello a cui dai attenzione, e soprattutto come ti senti. Quindi cioè puoi anche pensare voglio la macchina nuova, ma se dentro di te ti senti come se quella macchina non ce l'avessi, non ti arriverà mai. Quindi è importante che tu ti senta anche come se quella cosa fosse già nella tua vita, perché ricordati che l'universo è una macchina fotocopiatrice. Oppure, altra cosa importante: non voglio ammalarmi. L'universo non legge il non. Se tu dici non voglio ammalarmi, innanzitutto nella tua testa c'è il pensiero di te malato. Secondo, non voglio ammalarmi crea comunque dentro di te un'emozione di paura, di scarsità, no? Quindi non vuoi ammalarti, hai paura di ammalarti? Bene, innanzitutto non pensare a questa cosa. Potresti pensare a te in salute. Io sono sano, io sono una persona che ha le difese immunitarie alte. Inizia a dirti queste cose e già se lo potete sentire già da soli che l'emozione è completamente diversa, l'idea è completamente diversa, e allora a quel punto siete sulla strada giusta e ve lo garantisco che non vi ammalerete. Comunque, questo è quello che volevo dire oggi. Era un video introduttivo sulla legge di attrazione. Fatemi domande, perché risponderò nei prossimi video. Voglio iniziare a parlare di questa cosa perché mi sento pronta e ormai ho capito davvero come funziona, e voglio condividerla con tutti perché voglio aiutare tutti a essere più felici e a realizzare i propri desideri e a capire che possiamo avere tutto, non c'è bisogno di sacrificio, non c'è bisogno di sforzo, basta solo essere più felici e sentirsi meritevoli di avere quei desideri, perché se nasce un desiderio dentro di te è perché quel desiderio ti sta cercando quanto tu stai cercando lui, e non ti è nato a caso. Non desideri essere non desideri viaggiare se non ti meriti di viaggiare. Comunque, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!